Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di... Paladito, le voglio andare a spiegare come studiare bene un esercizio e soprattutto come andarlo a sviscerare nella maniera giusta. Vi ricordate il video sul pad che è uscito 3 settimane, un mese fa, in cui vi parlavo di paradidoli, vi facevo vedere il paradidolo 1, il paradidolo con l'accento sul secondo colpo, il paradidolo con l'accento sul primo e secondo colpo. Ok, oggi praticamente è la continuazione di questo video, però vi voglio andare a far vedere come fare a mettere i paradidoli sul set e come fare per usarli mentre suoniamo una canzone, usarli per improvvisare, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo subito. Allora, una piccola ricapitolazione di quello che abbiamo fatto l'altra volta su pad. Vi avevo fatto vedere 3 esercizi, tutti con il paradiddle, cioè teniamo sempre la stessa riteggiatura, cioè la riteggiatura del paradiddle, e andiamo a mettere prima l'accento sul primo colpo, poi l'accento sul secondo colpo, che è con la nostra mano debole, e poi andiamo ad accentare i 2 primi colpi del paradiddle. Quindi in questo modo. Allora, primo esercizio, paradiddle normale. Secondo paradiddle, accento sul secondo colpo. E poi paradiddle con accento sul primo e secondo colpo. Oggi ve ne aggiungo un altro, e cioè il paradiddle sempre con la stessa riteggiatura, andando però ad accentare tutti i colpi con la mano forte e andando a suonare come ghost tutti i colpi con la mano debole. Quindi la tendenza in generale quando si studia, e per questo che ho fatto questo video, e anch'io ho questo problema, è di studiare ma studiare l'esercizio. Ok, faccio l'esercizio, finito. Cioè, devo studiare il primo paradiddle. Ok, mi metto lì. E lo faccio 1 ora al giorno per 6 mesi. Ok, e va benissimo, la tecnica migliora. Però quando andiamo a suonare sulla batteria non facciamo questo. Cioè, lo possiamo fare, ma ci insultano tutti, perché dicono che cavolo è sta roba. Per quello bisogna riuscire a sviscerare l'esercizio, cioè partire da questo esercizio, ma poi cercare di farne 1000 diversi. Perché il fatto di cercare di vedere l'esercizio non come un esercizio, ma come un qualcosa da poter suonare veramente, non è una cosa così semplice. O comunque tante volte viene tralasciata un po'. Cioè, faccio l'esercizio, finito l'esercizio. Invece non è così, perché il paradiddle è un esercizio ma può essere suonato in milioni di modi diversi. Guardiamo ad esempio Steve Gadd, suona il paradiddle in milioni di modi diversi, e cosa gli dici? Ma Steve, stai facendo un esercizio e basta, non mi sembra tu stia facendo niente di che. Quindi per prima cosa vi faccio vedere come incominciare ad orchestrare questi esercizi, che rimarranno sempre esercizi ma incominciamo a muoverli un pochettino sul set, e poi vi faccio vedere come veramente far diventare questi esercizi dei passaggi, dei groove, cose varie. Adesso vediamo il secondo modo. Il primo facciamo sia quello tutto rullante, quindi dopo aver fatto gli esercizi tutti sul rullante andiamo ad incominciare ad orchestrare gli esercizi sul set. Difficile. Acqua, acqua. La cosa da fare adesso è, occhio bene, tutti gli accenti di destra sul timpano. Quando troviamo un accento da fare con la mano sinistra, tom 1. Tutte le ghost rullante, che siano di destra o di sinistra, tutte le ghost sempre sul rullante. Quindi il primo paradiddle sarà. Ok, ci siamo. Secondo paradiddle. Poi paradiddle con accenti su 1 e su 2. Nell'ultima avremo tutti gli accenti con la mano destra e il ghost con la mano sinistra, quindi andremo a fare tutti i colpi con la mano destra sul timpano e tutti i colpi con la mano sinistra sul rullante. Già questo in realtà non è così male, sentite? Ok, dopo aver fatto questo arriva il bello. Terzo modo, andiamo praticamente a fare un groove. Ci posizioniamo come a fare un groove e suoniamo tutti i colpi di destra, che siano accenti o ghost, chi se ne frega, sul Charleston, e tutti i colpi di sinistra sul rullante. Quindi il primo paradiddle sarà.
In questo caso, cioè quando facciamo i groove e avete gli accenti con la mano sinistra, cioè gli accenti sul rullante, usate pure il rimshot anche, come siete abituati. E soprattutto una cosa abbastanza importante, però facoltativa, vedete come volete voi, a me piace molto, quando suono l'accento con la mano destra, mettere anche la cassa, quindi il primo paradiddle è questo. Secondo, ve lo conto così sentite bene il battere. 1, 2, 3, 4. L'esercizio 3 con i doppi accenti. E l'esercizio 4 con tutti gli accenti di destra. Però adesso fate tutti questi modi. Se io prendo un solo modo, prendiamo ad esempio quest'ultimo modo dei groove, e proviamo a fare una volta il primo paradiddle e una volta il secondo paradiddle, cosa viene? Non è male. E invece se provassi a far mezzo paradiddle, cioè solo i primi 4 colpi, adesso ne ho fatti 8. Quindi i primi 8 del paradiddle 1, cioè praticamente ho fatto il paradiddle 2 volte, e poi 8 colpi del paradiddle 2. Adesso provo a farne 4 e 4, quindi... Quindi praticamente da un semplicissimo paradiddle abbiamo tirato fuori un botto di roba. Per semplicità adesso vi scriverò i 4 paradiddle come A, B, C, D e i 3 modi come modo 1, modo 2, modo 3. Perché questa cosa qua? Perché in pratica quello che dovrete andare a fare adesso e di qui in avanti praticamente dovete fare voi, io ve ne posso scrivere qualcuno, poi vi fate quelli che volete, sarà andare a mettere insieme i paradiddle come abbiamo fatto prima. Ad esempio prima ho messo paradiddle 1 insieme al paradiddle 2 e all'inizio li ho messi come 8 colpi di paradiddle 1 e 8 colpi di paradiddle 2. Poi ho deciso di fare 4 colpi di paradiddle 1, 4 colpi di paradiddle 2, 4 colpi di paradiddle 1, 4 colpi di paradiddle 2. Perché per adesso rimaniamo sempre in sedicesimi, quindi abbiamo bisogno di 16 colpi. O facciamo 8 di uno e 8 dell'altro, oppure facciamo 4, 4, 4 e 4. Quindi se decidiamo di fare 8 e 8, decidiamo due paradiddle. Ad esempio, paradiddle B e paradiddle D, modo 1, cioè il modo sul rullante. Ricordatevi che il paradiddle D non è speculare come gli altri paradiddle. Gli altri paradiddle alla fine hanno gli accenti sempre negli stessi punti. Invece il paradiddle D ha 3 accenti nei primi 4 colpi e un solo accento nei secondi 4, perché questi sono i primi 4 con 3 accenti e gli altri un colpo solo accentato. Paradiddle B e paradiddle D. Quando li fate, cercate poi di farlo in tutti i modi, quindi modo 1, modo 2, modo 3, magari intervallati sempre da una di ritmo. In questo modo, avete capito? Ho fatto sempre lo stesso passaggio, paradiddle B, paradiddle D, ma ho fatto ritmo, poi modo 1 sul rullante, ritmo, poi modo 2, quindi con gli accenti sui tom, ritmo, poi modo 3 con il groove. Ultima cosa, poi il video finisce, non mi vedete più fino a sabato, tranquilli. Dividiamo i sedicesimi in 4, 4, 4 e 4 colpi, quindi vuol dire che possiamo fare un paradiddle diverso, un altro paradiddle diverso, un altro paradiddle diverso. Ad esempio, proviamo a fare paradiddle A, paradiddle B, paradiddle C, paradiddle C. Il paradiddle D mettetelo sempre solo sulle 8 battute, perché sennò dobbiamo invertirlo, farlo agli accenti solo di sinistra è un pochettino più difficile. Si può fare, ma è un pochettino più difficile. Quindi paradiddle A, paradiddle B, paradiddle C, paradiddle C. Sbagliato. Ok? Quindi facciamolo nei 3 modi con i ritmi. Quindi adesso ve ne faccio vedere ancora uno. Poi la cosa importante è che vi mettiate voi all'inizio a orchestrarli solo come esercizio sempre singolo. Poi cercate pian pianino di metterli insieme, non fate cose troppo difficili. Ad esempio proviamo a mettere paradiddle D, che quindi dura 8, e poi paradiddle C e B, quindi tutto insieme.
inizia a venire un po' difficile la questione. Fate con calma, c'è tanta roba. Nel video di oggi c'è veramente tanta roba e tanto da studiare. Però calma. Con l'esercizio di oggi spero di non avervi spaventato più di tanto. Raga, lo so, ci vuole un po' di tempo. Non abbiate fretta di andare veloci. Pensate sempre più alla qualità della quantità. Sembra una cavolata detta così. Cercate di fare l'esercizio bene. Poi la velocità pian pianino verrà, non vi preoccupate. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace se vi è piaciuto questo video, di iscrivervi ai miei social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!